Scusa, dimmi bene chiaramente il tuo nome con... Roberto Beltrami. Ecco, Beltrami, o Beltrami. Mi, con la I. Dicevano Beltrami, no, Beltrami è un'altra cosa. Alberto Beltrami, è importante, Alberto Beltrami. Va a Sanremo. Sono venuto a Sanremo per presentare questa canzone, si chiama Non ti drogare, in cui credo molto perché è un messaggio che voglio dare alla gente così che... Senti, io ho ascoltato altre canzoni su questo tema che è indubbiamente importante e molto scottante in questo momento. La droga è una piaga sociale molto grossa. E erano delle canzoni che pur condannandola erano abbastanza ambigue, si potevano interpretare anche in un'altra maniera, anche insomma liberiamola questa droga. La tua invece canzone com'è? Liberiamola anche la droga, però cerchiamo di non drogarci, questo è che voglio dire io, perché sono cose molto più importanti da fare. Diciamo che da quando c'è questa moda, che poi in fondo è una moda ultimamente quella di drogarsi, è che non si pensa più ad altre cose. Invece tu cosa vorresti pensare? I giovani, secondo te, che cosa dovrebbero pensare adesso? I giovani dovrebbero pensare che la vita è importante, che bisogna viverla pienamente. Vabbè, non dovrei parlare perché molti disoccupati in questo momento magari stanno dicendo fai presto tu a dire che bella la vita, ma quando non c'è il lavoro è brutta. D'accordo, comunque cerchiamo insieme di risolvere questi problemi, non so se è possibile. Me ne fammi sentire qualcosa? Sentiamo, così facciamo la conoscenza in anteprima. Beh, ho fatto una canzone che parlava di sci, per esempio, perché io vivo in un mondo... Ah, bellina, bene, c'è il clima. Una canzone spiritosa, parlava di una specie di Icaro che vuol fare il famoso passo più lungo della gamba, no? Cade precipitosamente. Sentiamo. Si chiamava Il Salto. Mi stai guardando, no? Dal finestrino della funivia. 140 uovo sul canalone Miramonti. Gli sci sono abbaglianti, gli attacchi di diamanti. Ecco che arriva il salto, assorbimento presto.